l'obiettivo della mia macchina fotografica si appanna sempre. Ah, ecco, ora è pulita. Ah, sei qui, cosa stai facendo? Sei tu, Giulia? Che strana macchina fotografica, si è carica, scattami una fotografia. Non credo sia una bella idea. Vorresti dire che non sono fotogenico? No, no, ma lasciamo perdere per oggi. Dai, scattane una sola, dai. Non posso, Giulia, non posso, ti prego, non insistere. Almeno dimmi il motivo della tua cocciutaggine, c'è qualcosa che non va. E va bene come vuoi tu, questa macchina fotografica è una canetta sostenitrice dei belli. Si rifiuterebbe di scattare di fronte ad una faccia buffa come la tua. Cosa? E da quando una faccia buffa come dici? Non sono io che lo dico, ma la macchina, capito? È lei che lo dice, allora scattami una foto e vediamo. Lasciamo perdere, Giulia, fallo per me. Scatta, ho detto, scatta, scatta. E va bene, mettiti in posa, sorridi. Oh. Allora, hai fatto? Bene, ecco. Oh, proprio come pensavo. Fammi vedere. Manca la mia faccia. Ti sta bene, te l'avevo detto. Sei stato tu a farmi questo scherzo, ora ti accomodo io, brutto gattaccio. Dammi. Ora scatto io una foto a te, così vediamo. Oh, ti prego, Giulia, non lo fare. Intelligente. Fermati, Doraemon, tanto prima o poi ti acchiappo. Dove stai andando così di corsa? Mamma, hai visto passare Doraemon? No, mi dispiace, ma perché lo cerchi? Oh, niente, così, deve essere andato di là. Aspetta, Guglielmo, è carica quella macchina fotografica che hai in mano? Sì, ma perché lo vuoi sapere? Beh, sai, sono appena tornata dal parrucchiere e mi chiedo se non ti dispiacerebbe scattarmi una foto. Mamma, credo proprio che non sarebbe il caso. Ma cosa c'è di così difficile nello scattare una foto? No, non posso farlo, sarebbe troppo crudele, mi dispiace, mamma. Crudele? Ma cosa avrà voluto dire? Che bambino strano. Cosa? Scatta foto solo a persone belle? È impossibile. Infatti chi ha la faccia buffa non appare sulla foto. Oh. Non ho mai sentito una cosa del genere. Bene, e adesso se avete coraggio faremo una dimostrazione insieme. La prima foto falla a me, sono sicuro di non avere una faccia buffa. Come vuoi, ma non essere molto ottimista, lascia decidere a questa macchina. Basta con le chiacchiere e deciditi. Benissimo, sorridi e mettiti in posa. Guarda un po' qui dentro l'obiettivo. Fatto. Hai già scattato? Bene, vediamo un po'. Ti avevo avvisato di non essere troppo ottimista. Oh, lasciami dare un'occhiata. Caspiterina! Ecco perché ti avevo avvisato di lasciare perdere. Susy, ora tocca a te, voglio farti proprio una bella foto. Oh no, a me no, lo sai che mi vergogno. Se lei non vuole, falla a me. Va bene, ma prima voglio farla a Susy, perciò scansati un pochino. Mi fa un po' di paura. Andrà tutto bene con te, Susy, ferma così. Fatto. Guglielmo, grazie. Hai visto, Susy, che avevo ragione. Tu sei troppo carina. Ehi, Giulia, puoi farmi la foto adesso? Che cosa hai fatto alla tua faccia? Che tipo strano sei. Ci ho messo un'intera giornata a truccarmi così. Che ne pensate? Sono carino, sono bello. Fatemi la foto. Secondo te quello è un bell'aspetto. Comunque devi attendere, devo prima fare la foto a Gianji. Dai, vieni, Gianji. Già, tocca a me, ora sono pronto. Io ho molta fiducia nella mia bellezza. Cosa? Fai la foto a Gianji? Guglia, vieni con me. Che cosa ti piglia? Sei sicuro che con quella faccia la foto verrà? No, di certo, Doraemon, non hai visto quanto è brutto. Ma sei un irresponsabile. Quel presuntuoso di Gianji si arrabbierà moltissimo. Io sarei brutto, vi faccio vedere io! Quindi capisci che è pericoloso scattargli una foto che non verrà? Ah, cipicciolina, non ci avevo proprio pensato. Certo, ci farà a pezzi e ridurrà la mia macchina fotografica in briciole. Dobbiamo trovare un'idea, Giulia. Dai, Giulia, che aspetti? Vuoi scattarmela questa foto, sì o no? Se non ti sbrighi, ridurrò quella macchina in briciole, hai capito? Va bene, ora te la faccio. Allora, vuoi muoverti? È già da un'ora che sono in posa. Non hai il coraggio di guardare che succederà. Giulia, ricorda che la mia pazienza ha un limite, che quando mi arrabbio non rispondo di me, hai capito? Sì. Fatto.
Quanto ci metti per svilupparla? Speriamo bene. Cosa? Oh. Lasciami dare un'occhiata, voglio vedere come sono venuto. Sì, tieni. Andiamo. Eccomi qua. Ragazzi, la macchinetta ha fatto proprio un bel lavoro. Ora finalmente è provato che ho una bella faccia. Siete tutti d'accordo, vero? È veramente una cosa strana. L'hai visto? Le sue urla hanno persino spaventato la macchina fotografica. Talvolta anche una macchinetta così meticolosa fa delle eccezioni. Non aveva nessuna intenzione di farsi spaccare in due, non credi? Ma che razza di macchinetta è se si spaventa per così poco? Tieni, te lo meriti! Oh, straordinaria, è venuta, guarda! Cosa? Com'è? Basta, lasciatemi in pace, ce l'avete tutti! Lasciatemi in pace, basta!